Buongiorno a tutti voi e mi si apre il cuore e l'anima perché si parla ancora una volta dello spettacolo più bello del mondo che è il cinema. E pensate con chi? Con Roberto Girometti in arte Bob. Roberto, come stai? Tutto bene, grazie. Anche va tutto bene. Ti vedo in splendida forma, Roberto. Com'è caldo lì da te a Roma? È abbastanza caldo. Oggi siamo intorno ai 35 gradi. Capperi, allora siamo messi bene, Dariano. Devi venire Dariano, Roberto. Sì, hai ragione. Va bene, allora, dicevamo Roberto Girometti, mi sono permesso in arte Bob, perché insomma con Roberto è ormai una decade che ci conosciamo ed è un privilegio per me conoscerti e di tanto in tanto vivere questi momenti speciali di cinema. Senti Roberto, parlare di te potremo parlarne da adesso fino all'anno prossimo. Dagli anni 60 in poi non ti sei mai fermato, però qualcosa la devo dire, perché Roberto Girometti è un'icona, ragazzi, è un'icona, è una persona che ha interagito, interrelazionato con Salvatore Allende, diciamone qualcuno. Intanto diciamo che nasce direttore di fotografia, ma mica si ferma lì, Roberto. Roberto continua imperterrito. È Poi bello la parte prima, eh. la parte prima, poi mi racconterai un aneddoto se c'è tempo. Intanto diciamo che dagli anni 60 collabora, tra l'altro, comincia con direttore di fotografia, poi collabori con la famosa rivista settimanale Incom, fantastica, Robè, vero? È stata Io un'esperienza formativa importante. ho iniziato la settimana in. Cominciamo dalla settimana Incom, dai. Dai, divertente. Poi Io ho dimmi. fatto scuole di meccanica. Sì. Lì a Pontese, dove io abitavo, c'è stata una delle più grandi officine del mondo che costruiva materiali per il cinema. Era la Elemac di Sant'Anselmi. Un Senti, giorno Roberto, scusami, puoi avvicinarti un po' più al microfono che ti sento molto basso. Vediamo forse se riusciamo. Sì, Luca, se, vediamo un attimo che cerchiamo di vedere un po' st'audio. Allora, bene, Roberto, quindi adesso ti sento? Mi senti? meglio, benissimo. Allora, il giorno studiavo e il pomeriggio, una volta fatti i compiti, andavo in questa officina per imparare a fare delle cose, visto che loro facevano tutto per il cinema, ed oltretutto in questa officina si facevano tutte le riparazioni per le macchine, sia le macchine da presa che le macchine da studio per l'Arino De Laurentiis, pensa. E io da ragazzino andavo lì. Poi un bel giorno, attraverso una giovane amica di mia madre, amica lì di Porta Portese, mi chiese di accompagnarla, questa giovane amica, alla settimana Incom di Sandro Pallavicini, che da Sì. Porta Portese alla via Nomentana era lontanissimo. E l'accompagnai e carinamente mi presentò Sandro Pallavicini. All'epoca Sandro Pallavicini era il massimo di tutto il cinema italiano, forse anche mondiale. E fu stupendo questo signore perché a un certo punto, te la faccio breve, a un certo punto mi diceva: vabbè, fammi la domanda. E io mi guardo e dico: scusi, non c'ho da fargli nessuna domanda. E lui mi fa: scusami, come ti chiami? Dico: Roberto, signor Pallavicini. Roberto, tu vuoi venire a lavorare qua? Dico: sì, ma mi vuoi fare una domanda scritta? Mi scusi tanto, divento paonazzo, pronta una cosa del genere. E lui pensa, credo l'unico al mondo che nello suo ufficio avesse anche il maggiordomo. Chiama il maggiordomo che si chiamava Giovanni, dice: Giovanni, portami carta e penna. E Giovanni gli porta carta e penna. Io giuro, avevo 21-22 anni, tremavo, dico: adesso chissà che scriverò. Lui, da persona straordinaria come era il signor Pallavicini Sandro, prende carta e penna e mi fa: come ti chiami? Io mi chiamo Roberto Girometti. Io che ho sottoscritto Roberto Girometti, cosa vorresti fare? Vorrei fare l'operatore, le parti operatori. Benissimo, vorrei essere assunto con le parti operatori. Prendi, firma e spedisci. Io ti giuro, mi sono sentito così. Sono uscito 5 minuti dopo. Lì per lì ho detto: ma proprio una figura da più stupidone non la potevo fare.
Vabbè, oh, ciccia, pazienza, io gliela spedisco, infatti dal primo tabaccaio l'ho spedita e la cosa è stata divertentissima, permettetemi di dire questo. Lui, una volta entrato, una settimana dopo entrava a lavorare la settimana io, una settimana dopo, visto che avevo fatto le scuole di meccanica, mi ha fatto fare la trafila su tutto quello che accadeva la settimana Ho capito. io. Ho cominciato il reparto dell'officina. Poi sono andato al reparto sviluppo e stampa, 20 giorni qua, 20 giorni là. Poi sono andato al reparto trucchi e titoli. Poi sono andato al reparto effetti speciali. Poi, insomma, sono fatto tutti i reparti. Alla Hai fine fatti non stavo tutti. più. Il presidente, quando è? Dico, oh, quando sei pronto? Infatti, dopo 4-5 mesi andai al reparto operatore e lì ho cominciato E da lì sei stato un fiume in la mia. piena. Perché poi Roberto, è molto simpatica sta cosa, è molto bella. Questa non me l'avevi mai raccontata, però. Senti, Roberto, poi tanti viaggi, sei andato in giro per il mondo, ma l'intervista a Salvatore Allende, che ti ricorda questo momento con Allende? Negli anni 65-66 la Incom è disgraziatamente chiusa. Io mi sono ritrovato fuori, però ormai conoscevo un po' tutto quello che era la macchina da presa, gli obiettivi, eccetera. Io ho iniziato a fare Sento. l'assistente operatore per alcuni film western, per cui in Spagna ci ho passato un paio d'anni, andando e tornando con vari film. Poi ho avuto questa grande amicizia con Renzo Rossellini. Fammi dire che eravamo un gruppetto gagliardo verso la fine degli anni 70. Allora, Renzo Rossellini, Augusto Caminito, Vincenzo Cerami, Antonio Troisio, Maurizio Ponzi ed io, 5 giovani, noi Francesco Scardamaglia. Eravamo 5-6 giovanotti, tutti gagliardi che volevamo fare il cinema, eccetera. E attraverso Renzo Rossellini io ho cominciato a fare dei filmati con lui. Uno dei primi è stato con Beppe Ferrara a Cuba e facevo una cosa su Cuba che era stata circa 2 mesi. Poi ho fatto sempre con Renzo Rossellini per la regia Cito Baselli, un film con Cito Baselli che si chiamava Roma 70 ed era il seguito di Lettera che tanto mi ero. E poi il grande incontro con Roberto Rossellini. Se ricordo E con Roberto bene, Rossellini andavamo in Cile per la famosa intervista di Salvatore Allende. e da lì insomma ci sarebbe da dire, ma Posso poi continuare? magari questa cosa, Roberto, ce la racconti in live presto, che dobbiamo vederci. Tu sei parte integrante di questa Ariano International Film Festival, l'ottava edizione, che è un po' così, tra virgolette, cosata, nel senso che la facciamo bene, la facciamo in web, in rete, ci vedono in tutto il mondo, ma manca quel famoso contatto, come direbbe il grande Roberto Girometti, direbbe, beh, il contatto fisico ci vuole, eh? Senti. Un'altra cosa bella con Roberto. Sì, dimmi. Sì, no, infatti volevo dirti, per quanto riguarda Roberto, c'è un film importante che era La forza e la ragione, giusto? Che hai fatto con lui? Esatto, quella è la famosa intervista di Rossellini ad Allende, che si chiama La forza e la ragione. Sì. Nel frattempo, in quel mese che siamo stati giù aspettando che Allende ci ricevesse, abbiamo fatto il giro di tutto il Cile, da Arica a Punta Arenas, che sono 5.600 km, così per Appena, dire. E l'ho fatto quasi tutto, da Arica, il deserto dell'Atacama, l'isola di Siloè, Punta Arenas, tutto, insomma, ce lo siamo fatto tutto. E il filmato si chiamava Vincimos e Vinceremos. Non ho sentito il titolo, non ho capito bene Il titolo di questo filmato che abbiamo fatto Sì. prima della forza della ragione, che era Sì. appunto l'intervista di Salvatore Allende, si chiamava Vincimos e Vinceremos. Ah, vincimo se la vinceremo, ho capito, adesso sì, m'era sfuggito. Poi Insomma, mi racconta questa che è troppo divertente, dalla, sempre con dai. Roberto Rossellini, che lui era un grandissimo personaggio, io ero un giovanotto, insomma. Non riuscivo a dargli del tutto.
e allora lo chiamavo signor Roberto. Quando lui mi chiamava, io sì signor Roberto, buongiorno Roberto, chiamami Roberto, dico dammi del tu, sì signor Roberto. E allora nacque un gioco stupendo che lui mi chiamava, quando mi chiamava faceva tutto lui. Roberto, sì signor Roberto, Roberto vieni qua, dai che andiamo a lavorare. Insomma, c'è da raccontare, Roberto, c'è da raccontare tantissimo. E penso che abbiamo appena cominciato, ma comunque non c'è tanto tempo. Senti, io devo saltare, io ti ascolterei per mesi, come ti ascolterebbero tantissime persone. Però, tra l'altro, so che tu lo fai nelle scuole, poi magari velocissimi parleremo anche di quelli. Facciamo un balzo in avanti. Hai conosciuto il leader Massimo? Ma è vero, cioè, è importante questa cosa. Roberto, questa la devi dire, grande Fidel, ma come... dimmi. Questa è un'altra cosa divertente. Il primo incontro che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto all'Istituto di Ingegneria Biotecnologica di Cuba, che è uno dei pochi ospedali al mondo costruiti in maniera che l'uomo stia bene, cioè la persona stia bene, per cui l'Istituto di Ingegneria Biotecnologica. Arrivato lì, me lo presentano, eccetera, poi a un certo punto gli dico, senta, io dovrò chiamarlo, come preferisce essere chiamato, presidente, signor Allende, signor Castro, signor Fidel? Lui mi guarda questo 1,85 m e mi fa, come si chiama usted? Dico io, Roberto, signor. Roberto, io sono il comandante. Dico io, e vai, comandante. Questo è stato il primo incontro. Poi è stato divertentissimo tutto perché eravamo entrati in una sintonia divertente, perché ecco, come sto parlando con te, parlavo con lui, insomma, come tutti quanti, con un grande rispetto sempre, certo, tantissimo rispetto con tutti e tutti. E a un certo punto mi presentano Gabriel García Márquez, che era anche lui con noi. A quel momento, mentre stavo facendo l'intervista, a un certo punto stavo sistemando una luce, mi si avvicina a Fidel Castro, il comandante, e mi fa delle domande sul cinema. Io capirai, è la prima cosa che conoscevo bene, comincia a chiacchierare del cinema. E mentre chiacchieravo, vedevo che lì da una parte c'era Gabriel García Márquez, che mi guardava e diceva, dico, ma che gli avrò fatto a questo signore? Dico, questo è il premio Nobel, ma perché dite quando io parlo? È vero che non parlo benissimo lo spagnolo, però abbastanza bene. Sento, finisce tutto, mi avvicino, dico, senta Gabriele, perché rideva? E segui da ridere. Dice, Roberto, tu sei magico. Come sono magico? Roberto, se tu non mi crederai, è la prima volta che io vedo il comandante che è stato zitto più di 10 minuti. Incredibile, incredibile. Cioè, eri te il leader di García Márquez. Ma io vi ho raccontato. Cioè, incredibile, questa è una cosa più unica che rara, Roberto, ma di aneddoti potremmo raccontarne tanti, ma magari lo faremo nel tempo, riusciremo a farli, perché veramente è una sorta di, come dicono i ragazzi di oggi, Wikipedia, ce l'abbiamo qui, ce l'abbiamo con Bob Girometti. Senti Roberto, andiamo avanti velocissimo, poi parliamo del festival, questo momento particolare. Voglio soffermarmi solo un attimino su uno degli ultimi lavori che hai fatto. È un documentario sul grande Tonino Delli Colli. Tonino Delli Colli, facciamo un balzo in avanti. Insomma, quando si parla di Tonino Delli Colli, si parla di uno storico direttore della fotografia, la magia pura in sé della fotografia e non solo. Dammi un aggettivo, una frase per Tonino Delli Colli. Tonino Delli Colli, una delle persone, un grande perché vedendo tutti i film che ha fatto, tanto per dirne un paio. Uno è C'era una volta in America di Sergio Leone, e io lo conobbi proprio a Cinecittà negli anni 70 insieme a Sergio Leone, loro stavano facendo dei provini, e io stavo girando un'altra cosa con, non mi ricordo adesso con chi, insomma ci conoscemmo gli Albani, mi presentò, e fu divertente perché avevo spiritosissimo Tonino, mi fa Sergio Leone, quindi Sergio questo giovanotto è un po' rompiscatole, però è bravo. Devo dire la verità, è proprio bravo. Lì nacque questa grande amicizia con Tonino, e quando mi hanno chiesto i familiari, il figlio Stefano e la nipote Laura Delli Colli, che tutti
Milano a fare questo filmato sul Torino dei Ricordi, e così abbiamo fatto, ed è veramente un bel filmato. Ma se mi permetti, c'è un'altra cosa qui divertente. Certo, dilla. Qui sapevo, io li parliamo di Ennio Morricone. Quale momento? Torino dei Ricordi ci lascia, ed era intorno a fare l'estate del 2005-2004. Io con una serie di fotografie faccio un filmatino di 3-4 minuti sul Torino dei Colli, molto divertente, poi te lo porterò a far vedere. Dai, questo non mi andava di mettere, faccio Roberto Girometti presidente eccetera e faccio queste foto, e metto una serie di musiche. Mi rendo conto che sono tutte musiche di Ennio Morricone. Alzo il telefono e chiamo. Dico, guardi Ennio, sia così, sono Roberto Girometti, e gli dico, ho usato delle musiche, comincia Magaciara, fa Ennio Morricone, ma come ti permetti di usare le mie musiche? Finalmente riesco a fargli capire, guardi, ho usato un documentario di Tonino, per Tonino degli Colli, su delle foto, eccetera. E me lo potevi dire prima, lì sono fatto un sacco di risate. Ma come? Ma io ho detto, Ennio, sia gentile, non mi ha fatto finire di parlare. E mi scrisse anche una bellissima lettera che ho da qualche parte a mano, raccontandomi le cose. E abbiamo Ricone e Sergio Leone. Abbiamo parlato del grande immenso regista Leone, Sergio Leone, ma questa è una cosa che dobbiamo vivere insieme. Un giorno dobbiamo fare una di quelle intervistone lunghissime, me lo concederai, mi avevi già promesso. C'è Luca che annuisce accanto a me, quindi preparati che dobbiamo fare una sorta di... Non ho capito. Non mi ha mai chiamato alla quarenta televisiva per fare questa intervista, avevo detto. Ma comunque dobbiamo farla sta cosa, Roberto. Va bene, torniamo alla parte di oggi, del grande lavoro che fai, questo programma che stai portando, questa sorta di missione, lasciamelo dire, nelle scuole, a insegnare la storia del cinema, i progressi, quello che è stato, quello che è, quello che sarà. In sintesi, Roberto, cos'è questo progetto tuo importante? Guarda, nasce alla fine del 2009-2010. Io feci una serie di incontri alla Casa del Cinema, raccontando il cinema di come era nato, come si era evoluto, il sonoro, i rumori e tutte queste cose. E scoprì un giorno che una serie c'erano dei ragazzi giovani, dai 10-12 anni, che erano rimasti affascinati. E allora dedicai, chiedendo gentilmente al presidente, che era Felice Rodavio della Casa del Cinema, se mi permetteva di fare un po' di incontri la domenica mattina dedicati ai bambini. E così ho fatto. Lì è nata questa cosa stupenda, ma un altro piccolo aneddoto, proprio prima che cominciasse, una settimana prima, con le signorine della Casa del Cinema, nella plancia pubblicitaria, feci scrivere sotto in rosso, quella è stata la successione, gli adulti devono essere accompagnati dai bambini. E fu un successore. È tutto un dire. Ricordo che la domenica mattina arrivavamo tutti verso le 10, così c'avevo davanti a me un signore grande con due bambini per mano, cioè il bambino più grande aveva avuto 10-12 anni, gli fa, nonno, oggi io ti porto al cinema. che bella cosa. Questa è nata poi questa cosa di fare gli incontri poi nelle scuole attraverso degli amici, un mio amico che abitava qua vicino a me, la moglie maestra, mi ha detto, Robby, ma perché fai l'incontro alla scuola? E fu un successo. Quindi ho cominciato, lo faccio per conto mio, vado nelle scuole attraverso l'amicizia della maestra, del preside, e faccio queste belle cose che mi diverto tanto, ma ho scoperto che si divertono tanto anche loro. Assolutamente. Io ho avuto il privilegio di assistere in qualche tua lezione, in qualche tuo momento con i ragazzi, ed è stato favoloso. E sai, la cosa bella che è che mentre racconti certe cose, gli fai vedere dei pezzettini di film, 2-3 minuti, 4 minuti, insomma, e allora si divertono, poi cerco di coinvolgerli. Poi sì, e poi la cosa bella è che si incuriosiscono su questa cosa.
Però dobbiamo dirlo, diamo a Cesare, diamo a Roberto quello che è di Roberto. Se non ci fossi tu a narrare quelle cose, a mostrarle, amico mio, sto cinema, siete pochi, però siete grandi, questo è importante. Senti Roberto, siamo agli sgoccioli, già vorrei vederti qui ad Ariano Irpino. Senti, allora parliamo del festival, 8ª edizione Ariano International Film Festival. Ti mancherà un po' la presenza d'Ariano? Dimmelo. Mi senti Roberto? No, siamo all'8ª edizione di Ariano Film Festival. E quindi ti mancherà non vivere questo glam, questo momento importante qui ad Ariano? Mi mancherà molto, sì, devo dire con grande onestà e sincerità, perché è iniziato, io mi pare, era il secondo e il terzo anno. Certo, sì. Ci siamo incrociati, incontrati, sono stato invitato, eccetera. E poi da lì è nata questa bellissima amicizia sia con voi che con tutti gli arianesi, insomma. E poi se mi permetti, certo, ho avuto il piacere di conoscere anche il sindaco di Ariano, Enrico, vorrei mandare un grande saluto anche ad Enrico perché mi sembra giusto. Poi a parte insomma, te, Anna Rita. Vabbè, chiaro, è reciproco tutto questo. Senti Roberto, facciamo così, allora andiamo con il tempo agli sgoccioli. Intanto vogliamo ricordare che i film li potrete visionare dal 27 al 2 agosto. Il sito web, non dimenticatelo mai, è 3xw, o meglio www.arianofilmfestival.it, lo guardo anche se lo so a memoria, quindi tutti accorrete numerosi. Poi certo, sono degli eventi satellite, ma più che satellite sono eventi pianete, molto bello qui ad Ariano. Purtroppo tu non ci sarai, ma gli arianesi e la gente nei dintorni potrà venire al cinema come si faceva una volta, quei famosi cinema all'aperto. E quindi Roberto, ci mancherai tanto. Senti, io ti auguro ogni bene a Roberto Girometti. Se dai un aggettivo al cinema, cos'è per Roberto Girometti? Chiudiamola così, dai, cos'è il cinema per Bob Girometti? Guarda, non mi invento niente, il cinema è la settima arte. Basta così. Le arti sono le cose più belle che siano state inventate. E il cinema ce l'ha dentro tutte le arti, per cui, come ripeto, il cinema è la settima arte. Viva il cinema! Viva il cinema! Roberto, con questa tua parte finale molto bella mi hai fatto anche un po' emozionare, mannaggia, io mi emoziono ancora, non potrò mai fare il presentatore perché mi emoziono, che devo fare? Ti mando un abbraccio forte, noi ci sentiamo nel seguito del festival, qui parleremo ancora, sicuramente avremo dei collegamenti, delle telefonate e parleremo magari un po' più diffusamente di questo festival e di questo Covid e di tutto il resto, ne hanno parlato tutti, io ho voluto evitare tutto questo con te perché volevo parlare di cinema, perché Roberto Girometti è il cinema. Una piccola parte. No, sei il cinema, sei parte fondante del cinema. Noi ti ringraziamo Roberto, un abbraccio da Ariano Irpino, a risentirci e rivederci presto. E che cos'altro dire? Speriamo che passi tutto in fretta, che cominciamo tutto da capo come dei vecchi amici tanto tempo fa, va bene? Un abbraccio Roberto. A voi tutti. Ciao Roberto. Ciao.